Ben ritrovati con le news di Trentino Sviluppo. È altamente sostenibile il centro polifunzionale di Arcoceolo, realizzato da Trentino Sviluppo ed inaugurato il 15 settembre scorso. Riduzione dei consumi energetici, razionalizzazione dell'uso dell'acqua potabile, grande attenzione al comfort degli spazi di lavoro, regionalità dei materiali utilizzati, promozione della mobilità alternativa. Sono alcune delle caratteristiche di sostenibilità che hanno portato la palazzina ad ottenere la certificazione LEED Gold, rilasciata dal GBCI, il Green Building Certification Institute di Washington. Il risultato va a premiare un lavoro scrupoloso che ha coinvolto la committenza, il distretto tecnologico trentino in qualità di consulente LEED e le aziende impegnate nel cantiere. Dopo l'ex Calzedonia di Avio nel febbraio 2011, altri due immobili industriali dismessi sono stati restituiti alla loro funzione produttiva. Si tratta dello stabilimento ex Lowara di Malé e del complesso lasciato libero dalla Omga in zona industriale a Grigno. La formula è la stessa, un'area strategica rimasta improduttiva a seguito di una crisi aziendale, l'acquisto da parte della provincia tramite Trentino Sviluppo e la successiva cessione a piccole aziende locali che recupereranno i capannoni dismessi realizzando una sorta di condominio artigianale. Sei le aziende che si sono aggiudicate il bando per l'assegnazione degli spazi di Grigno. Il loro piano di sviluppo prevede di dare lavoro a regime a 61 persone con una crescita di fatturato da 2,2 a 17 milioni di euro nei prossimi 3 anni. Tre invece le aziende che si insedieranno a Malé, dentro i capannoni dell'ex Lowara. A regime daranno lavoro a 22 persone con una crescita di fatturato da 1,9 a 3,3 milioni. Chiuse il 15 febbraio le iscrizioni al premio D2T Star Cup categoria Business, rimane la possibilità di iscriversi alla categoria High School riservata alle ultime classi degli istituti superiori delle scuole professionali. In palio premi in denaro e momenti formativi individuali e di gruppo. Maggiori informazioni sul sito www.premiod2t.it.